Amici appassionati di grande calcio, un saluto da Piero Cipardo e Lele Adani. Siamo a Londra, questo è Wembley Stadium, dove sta per andare in scena la gara più attesa dell'anno, la finale di UEFA Champions League. Sulle tribune febbre altissima, tra un attimo sarà lo stesso anche in campo. Sfida tra Barcellona e Milan. Ma non ci sono proprio discussioni. La finale della UEFA Champions League è sicuramente tra le partite più ricche di fascino, tra le più importanti, se non la più importante in Europa a livello di club. Ma vincerla può cambiarti la vita. Stiamo parlando di una competizione che in passato ha visto trionfare campioni che hanno fatto la storia di questo sport. Di che parliamo? Di partenza del Barça. Ter Stegen tra i pali, Inigo Martinez posizionato sulla linea dei difensori con Koundé come coppia centrale, Gundogan insieme a Frankie de Jong come centrocampista centrale. Davanti la fisicità e l'esperienza di Lewandowski. La regia ci offre in grafica la formazione titolare del Milan per questo match. Andiamo per la porta. Difesa che vede l'impiego di Calabria con Florenzi come esterni bassi e Giroud unico riferimento davanti. Milan è una squadra dalla spiccata vocazione internazionale, sotto la presidenza Berlusconi sarà capace di fare veramente man bassa di trofei in Europa e nel mondo. Il Milan che è stato prima di Sacchi, poi di Capello e infine di Ancelotti, per citare i tecnici più vincenti, squadre capaci di far divertire milioni di appassionati, di regalare tante soddisfazioni al popolo rossonero. Indimenticabile. Tiro assolutamente sbagliato, finisce alto sulla traversa. Gundogan, il tocco per De Jong, prova ad attaccare il Barça nella metà campo avversaria. Lewandowski, occhio a Gundogan, può mettere da lì, si salva qui il portiere. Occhio al cross in mezzo, risolve la questione. Gundogan, traversone verso João Félix. Esulta il portiere, fa bene, questo vale come un gol. Un intervento prodigioso sfoderato, in molti avrebbero preso gol da quella distanza. Ottimo il tuffo del portiere. Di nuovo angolo. Cross verso il centro dell'area. Spazza via. Attenzione a Gundogan. Ecco João Félix. Entra coi tempi giusti sulla palla. Attacco affidato a Giroud, grande curiosità su ciò che saprà dare. E tra gli osservati speciali del match, Pierre, stiamo parlando del secondo miglior marcatore del torneo, eh? Non è consigliabile concedergli spazi. Tutta la porta che non chiude nessuno. Conclusione controllata dall'estremo difensore. Lewandowski. Innesca João Félix. Perfetto duro, fuori tempo, potrebbe anche starci il giallo. Arriva il giallo, Marco sembra voler subito usare la propria autorità per tenere a freno gli animi. Vedremo se e come questa ammonizione peserà sulla sua partita. Di certo non può permettersi altri interventi del genere o rischia seriamente di finire sotto la doccia molto prima del tempo. Barcellona perde palla. Theo Hernandez.
Occhio a Giroud. Sarà calcio di punizione per il Barça. Sul Koundé. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Interviene e allontana. Lewandowski. Mi strappa il pallone del piede senza commettere fallo. Fischia l'arbitro, punizione invitante questa. La barriera, palla spazzata via, azione che sfuma. Ci sono metri per andare. Rafinha gestisce male il pallone in Barça qui. La spinta rossonera lungo la fascia. Recupero palla determinante, potevano andare veramente in porta qui. Procede a fatica João Félix. Attenzione, qui può arrivare il secondo giallo. Secondo giallo della sua gara, ecco il rosso e deve dunque abbandonare il campo prima del tempo. Non si entra in quel modo, Pier, soprattutto se si è a rischio espulsione, è l'ABC del calcio. Rafinha. João Cancelo. Barcellona all'attacco. Può segnare da lì. 1-0 Barça in questa finale di UEFA Champions League. Complicata qui. Yunus Musa. Punta la porta. Scatta verso la porta. Ter Stegen, attenzione, parla ancora in gioco. Nulla di fatto dunque. João Félix. La gioca su João Félix. Occhio a Lewandowski, apre su Rafinha. Bagnò senza problemi. Giro alla Tomori. Rischiato, ma sono riusciti a recuperare il pallone. C'è campo, attenzione, la squadra è sbilanciata in avanti. Si lanciano negli spazi. Florenzi spazza via il pallone. Loftus Cheek. Guarda Loftus Cheek. Ter Stegen, sicuro, senza problemi. Rafinha. Sarà la touche, la rimessa con le mani. Yunus Musa. Finisce col perdere palla.
Rafinha. C'è spazio, occasione. Si portano sul doppio vantaggio, sembrano avere la finale davvero in pugno, anche se manca ancora molto ed è meglio mantenere alta la concentrazione. La regia ci ripropone la fine del gol. Bello il movimento di Lewandowski a saltare l'avversario. È stato un gioco da ragazzi con quello come Lewandowski battere il portiere. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Lewandowski. Fischia l'arbitro, primo tempo che va dunque in archivio. Barça sul velluto senza grandi problemi nella prima frazione, vediamo questa ripresa. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Sterza verso l'interno. Oriol Romeu. Rafinha. Pallone recuperato dal Milan. Accompagnano l'azione. Se ne va in velocità, attenzione. Cross intercettato dalla difesa. Balde. Il tocco per De Jong. Tocca la palla in fallo laterale, ci sarà la rimessa. Barcellona perde palla. Palla interessante in profondità. C'è la chiamata dell'assistente che segnala l'offside. È mancata, sai cosa? La sincronia nei movimenti, Pier. Il ritardo nel passaggio ha vanificato il tentativo di inserimento. Yunus Musa. Barça qui regala il pallone. Occhio all'avanzata del Milan. A spazio, prova. Bravo il portiere a dire di no. Oriol Romeu. Ha scelto bene il tempo. Porta palla. Spazio per ripartire. De Jong. Ecco João Félix. Lewandowski. Il portiere chiude la porta e disinnesca questa conclusione. Stava già per risultare e non sarebbe stata la prima volta oggi. Bravo e attento l'estremo difensore. Finisce qui l'azione d'attacco. Attenzione a Gundogan. Lewandowski cercato con questo lancio. C'è l'uscita del portiere che interviene da vita guardia. Che palla che è riuscito a intercettare. Rafinha. Prova a cercare João Félix. E c'è il gol! E tutti ad applaudire. Un gesto tecnico pazzesco. Replay meritato per un gesto tecnico spettacolare. Tutto il bello del calcio racchiuso in questa conclusione dal coefficiente di difficoltà altissimo, eh? Gara che ricomincia col Barça che sta dominando. Ruvido ma corretto. Riceve sostegno. Olivier Giroud. Occhio alla botta.
ha mancato il bersaglio, palla leggermente alta sulla traversa. Lewandowski, altro recupero rosso-nero. Olivier Giroud, Leao, Loftus-Cheek respinge la conclusione, possibilità di contropiede. Lewandowski, attenzione a Gundogan, apre su Rafinha. Tutto fermo, c'è il fuorigioco, non ha dubbio il guardaline. Non ha fatto il movimento giusto per rientrare in tempo del fuorigioco. Comunque bravo anche la difesa a salire. Ancora un quarto d'ora da giocare. Joao Cancelo. Mette in mezzo con questo pallone. Florenzi spazza via il pallone. Gundogan. Avanza inarrestabile. Sembrava un'azione interessante, come l'ho detto. Loftus-Cheek. C'è il movimento senza palla. Giro. Ottimo intervento in copertura. 600 secondi da giocare ancora. A metri per andare. E c'è il gol. E adesso sono 4 le reti di vantaggio. Secondi alla fine, partita che ha poco da dire. Loftus-Cheek, guarda Loftus-Cheek, a metri a disposizione, e c'è il gol che rende il passivo meno pesante in questo finale. Un gol che merita di essere rivisto. Ha depositato la palla in rete al termine di un'azione personale travolgente. Golasso. Non sono certo mancati i gol oggi. Punteggio sul 4-1. Lewandowski. Loftus-Cheek. Lo salta di netto. Apre sul Leao. Pallone che finisce nettamente sopra la traversa. Sono 120 secondi, questa è l'entità del recupero. Rafinha può mettere da lì. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Rumori molto diversi in campo, Lel. Da una parte c'è la disperazione, dall'altra la gioia incontenibile. Chissà di aver scritto il proprio nome nella storia del calcio vincendo la UEFA Champions League. Per loro è una festa grandissima, si meritano questa vittoria per come hanno giocato durante tutta la stagione. Se ci pensi, non hanno mai avuto dei grossi cali e anche nella partita di oggi la vittoria è strameritata. Non sei d'accordo, Pier? Sono d'accordo, cavalcata indimenticabile, sarà una lunga notte di festa.